di subito, per te e per me, e per tutti coloro che si amano e che si sono amati. Sì, io grido, per te e per me, e per tutti coloro che non conosco. Fermati là, là dove sei, là dove sei stato altre volte, fermati. La casa circondariale di Vallo della Lucania prosegue nel suo importante percorso di recupero e riabilitazione dei detenuti, con tante attività all'insegna dell'arte, della cultura e dell'artigianato, che vengono svolte quotidianamente. Abbiamo incontrato la direttrice Maria Rosaria Casaburo in occasione della rappresentazione teatrale curata da Mirko Ferra, che ha visto coinvolti i detenuti in occasione della terza giornata nazionale dei detenuti in carcere. Ancora oltre, sopportando un posto, la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un posto fra i vostri pari, fra la vostra gente. È stata l'occasione per fare il punto sulle tante attività messe in campo dal carcere di Vallo della Lucania. In prima fila anche il vescovo della diocesi, Monsignor Ciro Miniero. Il teatro è un momento di crescita e attraverso il teatro si cresce, si riflette, perché poi si esce da sé, si entra in un altro e si torna in sé, magari migliorati, magari con qualche spunto di riflessione in più. E questo è il senso che diamo al teatro in carcere. Non è l'unica attività che si svolge, però? No. Si svolgono moltissime attività, perché il tempo della detenzione deve essere un tempo proteso al ritorno in società, possibilmente migliorati, questo è il nostro lavoro, e quindi il tempo non può essere un tempo speso a fare nulla, e cerchiamo di riempire questo vuoto, ma con i corsi scolastici, con una serie di corsi. Adesso hanno cominciato, per esempio, anche grazie al piano di zona, questo progetto che si chiama Io Riciclo, che appunto tende a stimolare la creatività ma la manualità utilizzando materiali di risulta, e quindi questa è una cosa molto importante, anche stimolare il senso della coscienza dell'ambiente, e quindi che nulla vada sprecato, neanche le cose che normalmente si buttano, no, cerchiamo di farle diventare qualcosa, un po' la metafora della detenzione, invece di stare a fare nulla. Lavora su te stesso, poi esci migliorato e non sei più una persona ai margini della società. Il senso di tutto questo è, abbattere quello stigma che spesso accompagna le persone nel corso della detenzione e dopo la detenzione, perché se si riesce a dare al detenuto il senso del rispetto di sé e del fatto che ok, un reato è stato commesso, ma c'è dell'altro, c'è un uomo dietro il reato e quest'uomo deve tornare nella società, possibilmente migliorato. È difficile, ma possibile. Si pagliacciate e fanno sulle vive. Noi siamo seri. A parte di morte.